Pianura Padana e Appennini. Allora ragazzi, qua oggi abbiamo deciso di andare dove? Al Bosco della Mesola, visto che è l'ultima giornata di caldo, diciamo l'ultimo weekend caldo di settembre. Il Bosco della Mesola è un bosco un po' strano, perché è forse uno degli ultimi esempi rimasti nel mondo di bosco in pianura. Di bosco in pianura. Perché dal Medioevo in poi questo era tutta boscaglia, e poi però è arrivata l'agricoltura, come dire. Uh-huh. E quindi... Invece qua è rimasto perché ci sono state le bonifiche, quella roba lì, ed era impervio questo posto. Ed è rimasto così. E ci sono tanti animaletti simpatici e tante piante incredibili. Andiamo a vedere. Cosa ne pensi allora di questo posto? Carino. Carino. Unico peccato che non c'è il bagno. Allora, ragazzi, abbiamo sentito il bramito di un cervo. In questo posto c'è una sottospecie autoctona di cervi, sono gli antenati del cervo selvatico. In pratica il cervo selvatico, così com'era anticamente nel Medioevo, esiste solo qua, il cervo selvatico italiano, perché poi gli altri invece sono stati ibridati con altri cervi per ripopolazioni e cose del genere. E invece qua c'è ancora il cervo e hanno tutti lo stesso DNA mitocondriale, quindi derivano tutti dalla stessa mamma, e il DNA mitocondriale è unico, è solo di questo bosco.